ATP Finals, Djokovic è il primo finalista, il serbo ha sconfitto Taylor Fritz per 2-0, stasera alle 21 sfida tra Ruud e Rublev in diretta da Massimo Lanari. Buonasera dal Palalpi Tour, dunque Novak Djokovic è in finale, battuto Fritz con il punteggio di 7-6-7-6, partita davvero all'ultimo respiro alle 19, domani Djokovic affronterà il vincitore tra la partita di stasera che si disputerà alle 21 tra Ruud e Rublev, ma noi abbiamo scelto di raccontarvi così la giornata dentro e fuori dal campo, può partire il servizio. Allora, siete emozionate prima dell'esibizione? Tantissimo, ovviamente, una grandissima emozione per noi. Sì. Il brano è stato creato ad hoc per questo evento. Come le è sembrato Djokovic in questo primo set? È centrato come sempre, quando voleva risolvere il punto. Emozionatissimi. Professione incordatore. Professione incordatore, sì. Siamo dei negozianti specializzati in tennis. Qui abbiamo la racchetta di Casper Ruud. Ruud come la vuole la racchetta? Ha una tensione di circa 25 kg. Quasi sempre appunto fa 3-4 racchette. Non ha particolari esigenze se non quelle di farle con un dovuto anticipo rispetto al match in modo da far assestare le corde. Fritz? Fritz ecco, è un pochino più esigente. Ha un'abitudine di portarci le racchette quando gioca la sera e le pretende incordate la sera. Queste sono di Rublev. Rublev, è lui che esigenze ha? Le racchette le vuole incordate sempre al mattino. Hai finito il warm up, le porta di nuovo, le incordiamo, ne ha già altre due pronte per il match in modo da averne almeno quattro in partenza. Poi ma lui le sbatte per terra ogni tanto? Queste sono cose che capitano a tutti i giocatori. Molto contento perché partite così quando non ti senti molto bene valono doppio, diciamo.